Oggi ci troviamo a Cherasco, Osteria Rosa Rossa, che vanta una specialità, le lumache. L'atmosfera di questo posto molto romantica ci fa sognare, degustando anche un ottimo vino locale. Le lumache hanno qui la precedenza e tra poco scopriremo come vengono preparate. Per chiudere in bellezza non potevano mancare i dolci fantastici, che solo a guardarli facciamo un peccato di gola. Ecco, siccome corriamo oggi dappertutto, noi siamo venuti qua per andare un po' più piano. Beh, lumache, vanno piano, si dice così almeno. Infatti ci hanno detto che da voi la specialità sono proprio le lumache. Ci Sì. vuole raccontare un po' come si fa? Che preparazione si usa per mangiare le lumache ottime come ci sono qua? Allora, le lumache sono tipiche qua di Cherasco perché abbiamo un'azienda che comunque le produce e le lavora, quindi è un piatto che da noi non manca mai sicuramente per gli appassionati. Abbiamo sempre un menù degustazione dedicato a quello, se no comunque si possono anche scegliere la carta, oltre tutto il resto tipico piemontese. Le lumache comunque è una carne facile da abbinare a diversi condimenti. Quindi uno ha una lavorazione lunga perché comunque le lumache vengono prima bollite l'estate per un lungo tempo, Sono sempre lente anche nella anche cottura. nella cottura, assolutamente. Quindi quasi per una giornata intera le facciamo bollire e poi le prepariamo. In questo caso oggi avete assaggiato con i porri di Cervere, quindi poi le abbiamo le salme, signino Erano bianche. L'antipasto invece avete assaggiato quelle col guscio alla ligure, quindi avevamo messo un po' di pomodoro, ottimi. Sì. Quindi le si olive. chiamano alla ligure. Ma la tipologia di preparazione, le lumache erano quelle vignaiole, Vinaio. che sono più piccoline, mentre le altre che utilizziamo di più sono le aspersa, che ci sono diverse tipologie poi sempre di lumache, però erano le aspersa, quelle che avete Invece, mangiato, quelle sgusciate. i primi che abbiamo mangiato, cosa c'era dentro? Erano le galline di mais con le lumache, le asperse, come ho detto prima, pancetta e polvere di pomodoro. Ma anche un dolce si fa con le No, lumache o non quello no, è esiste? meglio. Ci sono state delle prove negli anni, anche fra gli altri ristoratori ne abbiamo parlato, ma diciamo che rimaniamo sul salato che andiamo sul sicuro. Perfetto, quindi se volete mangiare bene, mangiare lentamente e vivere la vita con un po' di pace che oggi manca, venite a Cherasco al ristorante. La Rosa Rossa, vi aspettiamo. Grazie.